Ciao a tutti raga, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sam e il video di oggi è un video particolare perché oggi è 25 aprile e esattamente il 25 aprile di un anno fa succedeva la cosa più sfortunata della mia vita. E ora vi dirò perché. Premetto che vi racconterò tutto fingendo di essere la me di un anno fa e quindi senza spoilerarvi nulla, senza anticiparvi cose, rivivremo insieme, anzi rivivrò io di nuovo per la seconda volta una delle cose più brutte veramente, raga, non ve lo immaginate. O forse sì, visto che ci sarà un titolo più che esplicativo. Comunque, partiamo dal fatto che il 25 aprile del 2019 io e la mia immancabile compagna di viaggio Zoff abbiamo deciso di prendere i biglietti per un evento che si svolgeva a Milano per incontrare, appunto, dava l'occasione di incontrare gli attori di una serie TV a cui noi due siamo molto molto appassionate. Once Upon a Time, c'era una volta, per chiunque la conoscesse. Occasione imperdibile, prendiamo questi biglietti e niente, decidiamo di andare a Milano per il 25, il 26 e il 27 aprile del 2019. Arriva finalmente la data tanto attesa, ovviamente era un anno che noi avevamo preso questi biglietti, un anno che avevamo prenotato l'albergo, il treno e tutto il resto, super eccitate, hype al massimo. Arriva il giorno della partenza, io ero equipaggiata in questo modo, avevo uno zaino con dentro tutte le cianfrusaglie che mi porto sempre in giro, ossia la macchina fotografica, la reflex, il teleobiettivo, il cellulare, il caricabatterie, l'orologio, avevo due orologi tra cui l'Apple Watch e un orologio normale. Ecco, ricordatevi questo dettaglio che sto per dirvi adesso. La mattina ero indecisa se mettermi l'Apple Watch o un Clues. Mi ero messa il Clues e l'Apple Watch l'avevo messo nello zaino. Non so perché, non so per quale motivo, io poco prima di uscire di casa ho preso il mio Apple Watch, l'ho messo al polso, ho messo nello zaino il Clues. Raga, non lo so perché, vabbè, comunque è andata così. Fatto sta che appunto prendiamo le cose, la valigia e tutto quanto, andiamo a prendere la metro, poi prendiamo il treno, 3 ore di viaggio e finalmente arriviamo a Milano Centrale. Qui ci aspettava mio padre che appunto lavora a Milano. Questa era la seconda volta che stavamo a Milano io e Sofia, però effettivamente è un po' come se fosse stata la prima vera e propria volta in cui ci siamo mosse a Milano autonomamente, perché la prima volta ci aveva ospitato un'altra signora e quindi eravamo state guidate da lei. Quindi, essendo la nostra prima volta, volevamo avere ben chiaro il quadro, insomma, come prendere la metro, che cosa dovevamo fare. E mio padre, lavorando a Milano, appunto ci ha dato qualche dritta: ragazzi, dovete prendere la metro verde qua e là. Okay. Prima di andare in albergo per fare il check-in, dovevamo andare nel posto in cui si sarebbe svolta la convention per confermare la nostra presenza. Andiamo, facciamo tutto, consegniamo i biglietti e gli organizzatori si raccomandano dicendo: ragazze, ve lo diciamo subito, se non portate questo pass voi non potete entrare all'evento. Ok, zaino in spalla, di nuovo valigia alla mano, andiamo sempre insieme a mio padre verso la linea verde. Dovevamo raggiungere Milano a Sago. Ok, quindi tutte contente, acchieriamo qua e là, no mamma mia che bello, domani incontriamo gli attori. Arriva la nostra fermata e scendiamo, c'era un pezzo da fare a piedi, facciamo un po' di rampe di scale, vediamo il nostro hotel alla fine in fondo a una strada, era un po' infrattato però era ben visibile, e ci incolliamo le valigie, arriviamo alla reception tutte cariche, eravamo veramente felicissime, eravamo al settimo cielo. E arriva la reception e mi fa, visto che avevo prenotato a mio nome, mi fa: ok, dammi il documento, almeno posso fare il check-in. E io, raga, questo è quello che è successo. Io faccio questo gesto faccio questo gesto così e per un attimo mi si blocca il cuore, cioè io divento fredda all'istante, mi si congela il sangue, divento pallida. Stavo così, mi guardo la mano come se avessi una terza mano che potesse reggere qualcosa e non c'era niente. Al che guardo Sofia, guardo le mani di Sofia, erano vuote. Guardo mio padre, io sempre più bianca, sempre più pallida, stavo tremando, ho cominciato a tremare e realizzo che non c'era più il mio zaino. Cioè, non so se vi è mai capitato, raga, che avete l'abitudine di sapere che un certo oggetto sta in quel posto, ma sempre, un po' come, che ne so, tenete il cellulare sempre nella tasca posteriore dei jeans, vi aspettate sempre di trovarlo lì, no? È un po' come un gesto automatico poi di andarlo a prendere. Immaginatevi, io sono una persona che gira quasi sempre con lo zaino piuttosto che le borse, perché è molto più comodo. Tra l'altro, questo tipo di zaino, ok? Quindi molto comodo, molto piccolo, e poi era veramente identico, quindi io stavo sempre così, io sto sempre così per strada, ve lo giuro. E immaginatevi, io ero convinta di fare questa cosa e fare questo gesto. Invece quello che è successo è stato questo. Allora, nello zaino c'era portafoglio con 80 euro, con la postpay, con i documenti, carta d'identità, tessera sanitaria, patente. C'era la mia reflex, la mia prima macchinetta fotografica in assoluto, che magari non era una di quelle più professionali, ma a livello affettivo
c'era il teleobiettivo che mi avevano regalato, se non sbaglio, il compleanno prima, i miei amici. C'era un selfie stick e c'era il mio orologio Clues. Ragazzi, vi immaginate se io quella mattina avessi messo l'Apple Watch? E cosa più importante, c'era il pass per la convention. Io vi svelo un segreto. Nei momenti di crisi, di panico, tra virgolette, nei momenti in cui, diciamo, qualcosa, una forza superiore cambia tutte le carte in tavola, io non entro nel panico, non vado in crisi, non piango, io divento super razionale. Non so come mai, non so se è una cosa umana, non so se è normale, anzi ditemelo se succede anche a voi, così non mi sento sola. Io in quel momento ero completamente lucida, nonostante dentro stessi morendo, perché ero consapevole di aver perso il mio zaino. Ero impossibilitata nel fare qualsiasi cosa. Ripeto, io rimango molto lucida, molto razionale, e proprio questo mi permette di elaborare subito tantissime alternative, nel senso, ok, la situazione è questa, posso fare questo, questo, questo e quest'altro. E proprio l'incapacità di trovare opzioni mi mandò, veramente mi fece uscire fuori di testa. Io ricordo che ovviamente mio padre tipo stava per svenire, perché poi lui è una drama queen, ogni cosa, no, poverino, cioè lo capisco, perché comunque era tanta roba. Io ho perso più o meno 1000 euro di roba, che sì, vabbè, se vedete video di altri youtuber dicono mi hanno rubato 8000 euro di cose, 4000 euro di cose, no, mi hanno rubato di meno, però immaginatevi che comunque era tutto quello che avevo con me, cioè io avevo veramente tutto, la reflex con cui registravo. Io, mi è sempre piaciuto fare video anche indipendentemente da YouTube, e fare video alle vacanze, fare mini vlog che poi conservavo per me, il teleobiettivo che porca miseria mi avevano regalato l'estate prima, voglio dire. E per fortuna, tra virgolette, non c'era l'Apple Watch. Comunque, la storia non finisce qui, perché le ho provate tutte, non mi sono voluta scoraggiare, tanto ho detto il 25 volevamo stare senza fare nulla, casomai volevamo vedere Milano, e quindi che cosa abbiamo fatto? Poi veramente, raga, Zoff è la miglior compagna di viaggio che io abbia mai avuto, tra l'altro è la mia migliore amica, quindi quella è una cosa a parte. Vi giuro, è stata super disponibile, mi è stata vicino, poi lei mi capisce, lei è consapevole che quando succedono cose di questo tipo, se qualcuno prova a consolarmi è come se innescasse una miccia, perché io mi arrabbio come poche volte, io ho bisogno di ragionare, ho bisogno di provarle tutte e poi casomai dopo mi puoi consolare. La situazione è stata questa, ossia siamo andati via, siamo tornati sulla metro per cercare di prendere il treno subito dopo quello che era passato. Fatto sta che riusciamo alla fine a raggiungere quel treno, e una volta raggiunto il treno abbiamo capito che lo zaino non c'era più, perché era stato rubato, e io so anche da chi, so tra virgolette, perché ovviamente non posso sapere il nome, non posso sapere chi sia questa persona, era l'unica persona che stava sulla nostra carrozza, oltre a me, Sofia e mio padre. Tra l'altro noi stavamo a una o due fermate dal capolinea. La cosa negativa è stata che il giorno era proprio il 25 aprile, un giorno di festa. Io non potevo, non sono riuscita a contattare nessuno al servizio della metro, non c'era nessuno al centralino, non c'era neanche nessuno agli sportelli proprio dedicati ai servizi per gli oggetti smarriti. Ho incontrato una persona sola, una sola, e raga, è stata la persona più gentile e più disponibile del mondo. Allora, era un signore di mezza età, così l'ho beccato così al centralino, ho citofonato, ho detto scusi, ovviamente stavo alla fermata interessata della metro, e ho detto scusi, le ho spiegato un po' la situazione, e lui, porello, era, mi ha visto che ero disperata, mi ha visto che ero praticamente pallida, senza speranze, così, ha chiamato, non lo so, 3 o 4 uffici diversi per cercare di aiutarmi in qualsiasi modo, ha anche chiamato la stazione di Milano Centrale, e teoricamente tutti gli oggetti smarriti dovrebbero arrivare a Milano Centrale, però ovviamente solo a fine giornata, perché passano quelli che prendono tutto quanto e lo portano al deposito degli oggetti smarriti, appunto. Niente da fare, ovviamente, ma perché? Perché semplicemente era stato rubato, questa era l'unica spiegazione. La cosa che mi ha infastidito di più, ora io ovviamente non so come funzionano queste cose, però è che sulla metro verde c'erano 2 telecamere per vagone e riprendevano la zona per intero. Allora io dico, a che cosa servono quelle telecamere se poi non mi permettete di usufruire del vostro servizio? Infatti ho chiamato anche la polizia, ho chiamato di tutto, io vi giuro, mi sono inventata numeri da chiamare, l'ufficio smarrimento oggetti penso che ormai abbia il mio numero selezionato come non rispondere, perché non ne potevano più. Penso di aver fatto pena alla polizia, alla poliziotta che mi ha risposto, perché ho tipo, era la 10ª, 11ª persona che chiamavo, e mi ha sentito con la voce tremante, perché ero proprio disperata, stavo lì per crollare, e lì ha provato a chiamare di due, però niente, non c'è stato nulla da fare. E la cosa più brutta, paradossalmente, io dico che la cosa più brutta è stato il fatto che io quel giorno, oltre a tutte le altre cose che avevo nello zaino,
ho perso gli occhiali e il cambio per le lenti a contatto. Allora, io sono una talpa, essenzialmente senza lenti a contatto, senza occhiali non vedo nulla, mi mancano 6 gradi, quindi sono veramente impossibilitata a fare qualsiasi cosa. Perciò che cosa ho dovuto fare? Sono andata in un'ottica, ho dovuto spendere dei soldi, gli unici soldi che mi rimanevano effettivamente, per comprare delle lenti a contatto e il liquido per poterle cambiare. E a fine giornata, niente, dopo tutti questi tentativi fallimentari, siamo tornate in albergo. La cosa buffa è stata che, paradossalmente, cioè io vi giuro, certe volte tu dici, no, ma com'è possibile che succedano queste cose? Mentre stavamo rincorrendo il treno che dovevamo prendere, vabbè, due ragazze ci bussano da fuori alla metro, ok, perché evidentemente volevano entrare, non so se avevano già il biglietto, non mi interessa nemmeno, in quel momento non avevo la testa per pensarci. Mi fanno, oh, scusa, che ci puoi aprire? Io non ci stavo proprio con la testa, quindi ho aperto e mi sono ritrovata davanti due ragazze, o comunque una ragazza che sicuramente stava alle medie con me, ma non in classe con me, cioè stava tipo nella stessa sezione mia, magari un anno indietro. E io dico, ma le coincidenze, com'è possibile? Anzi, se stai guardando questo video, ciao, ti ho riconosciuta, sì, non mi ricordavo come ti chiamavi. E niente, ora sai perché mi hai visto in quello stato sconvolto. Perché sto facendo questo video? Innanzitutto avrei avuto bisogno di un video del genere in quel momento, perché in quel momento mi sembrava come se tutto fosse andato male, tutto era rovinato, la vacanza che io e Zoff aspettavamo da tanto tempo era stata rovinata per colpa mia, per una mia disattenzione effettivamente, e poi per colpa di un furto che però, diciamo, è stato servito su un piatto d'argento. La cosa che ho imparato è che, nonostante la situazione sembrasse tragica, la situazione era veramente orribile, io per mesi ho controllato sui siti dei rivenditori online se qualcuno stesse rivendendo la stessa mia macchinetta per trovare magari qualcuno che l'avesse comprata. Boh, raga, cose veramente incredibili. Insomma, stavo cercando di ritrovare proprio la mia macchinetta. Quello che ho imparato da quella lezione è che sì, è tragico, perché comunque lì per lì io avevo perso tutto quello che mi serviva proprio per stare a Milano in quei giorni: portafoglio, carta d'identità, carta di credito, la patente, i soldi, la macchinetta fotografica, il pass per entrare alla convention. Tra l'altro lo staff della Kinetic Vibe è stato super gentile, perché ho spiegato loro la situazione, ho spiegato loro che mi avevano rubato lo zaino, che comunque non lo possedevo più. Certo, non mi andava di dire, guardi, l'ho perso perché sono una stupida. E infatti mi hanno detto, guarda, ci dispiace un sacco per quello che ti è successo, domani se vieni un po' prima ti diamo subito il pass, almeno non devi fare la fila e puoi entrare direttamente al panel. Quindi sono stati comprensivi e al momento mi hanno detto quello che avevo bisogno di sentire, anche perché insomma non avevo nessun motivo di mentire loro, non avevo nessun privilegio a dire che mi dovevano dare un altro pass, anzi perdevo comunque più tempo. Nonostante questo, appunto, io e Zoff abbiamo passato una vacanza bellissima, siamo state da Dio in un hotel in cui ci hanno trattato benissimo, perché ovviamente pure la receptionist quando sono tornata stava lì dispiaciuta. Alla fine mi ha fatto fare comunque il check-in con una foto della mia carta d'identità che mi hanno inviato da Roma e niente, super disponibili. Qual è il senso di questo video? Io spero che nessuno di voi si troverà mai nella condizione di capire quello di cui vi sto parlando, di capire soprattutto quello che ho provato, perché è brutto, è veramente brutto, soprattutto quando ti senti disarmato, ti senti incapace di fare qualsiasi cosa. Però nonostante questo, raga, c'è sempre una morale alla fine della storia, no? C'è sempre un lato positivo in tutte le cose, e il lato positivo di questa faccenda è sicuramente che mi sono responsabilizzata di più, non che prima non lo fossi, però una svista di un secondo, ragazzi, un secondo, mi ha sconvolto una giornata. Ok, la prima parte della morale è ovviamente, quando andate sui mezzi pubblici fate sempre attenzione alle vostre cose, ma questo è proprio basic, lo sanno tutti. La seconda parte della morale è, sì, è grave, ma non è la fine del mondo, nel senso, per quanto vi possa sembrare brutta, tragica, grave appunto una situazione, non dovete pensare che quella sia la fine del mondo, non dovete pensare che non ci sia modo di risolvere la situazione, perché la macchinetta fotografica l'ho ricomprata, il teleobiettivo prima o poi lo ricomprerò, adesso non mi è necessario, ma prima o poi lo ricomprerò, l'orologio l'ho ricomprato. Insomma, non c'è niente che non si possa riparare, niente che non si possa ricomprare. Abbiamo riso, scherzato, non come se non fosse successo nulla, ma nonostante fosse successo quello che è successo. E perciò nulla, questa prima puntata di Let's Talk finisce qui. Scrivetemi sotto nei commenti se anche a voi, spero di no, però se anche a voi fosse successa una cosa del genere. Perciò, detto questo, io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto da Sam, ciao!